Ancora di servizi in centro storico. Nonostante le continue segnalazioni di residenti e commercianti, nessuno è mai intervenuto. E così, ogni qualvolta viene erogata l'acqua nel quartiere, un ingente quantitativo viene riversato sull'asfalto che si trova all'incrocio tra via Santa Maria di Gesù e via Navarra. Una perdita che c'è da diverso tempo, nonostante le varie segnalazioni, nessuno è mai intervenuto qui in via Navarra. Sì, sicuramente, abbiamo fatto diverse segnalazioni in quanto c'è questa perdita abbastanza evidente, ehm, ma non è mai venuto nessuno a fare alcun intervento. Questo per ulteriore segnale che il centro storico è completamente all'abbandono. In questa ingente perdita d'acqua non fa altro che eh, aumentare la crisi idrica che diciamo che ci sia, parliamo sempre di risparmio, di eh, ponderare l'utilizzo della qualsiasi acqua compressa. E poi vediamo che a Gela ci sono fiumi di acqua che si perdono. A soli due incroci di distanza, in via Zinchi, troviamo la stessa identica situazione. L'acqua che dovrebbe riempire i serbatoi delle case finisce strada. Motivo per cui i motorini sono costantemente accesi e influiscono gravemente sulla bolletta della luce, che nell'ultimo periodo ha già subito diversi rincari. In Via Zinchi la falla nelle condutture che provoca lo zampillo dell'acqua sull'asfalto ha visto negli ultimi mesi per ben quattro volte l'intervento degli operatori di Caltacqua, ma il problema ogni due giorni si ripresenta. L'acqua si è riversata anche lungo la strada su un tratto di via Cascino, quello più vicino a Palazzo di Giustizia. I cantieri allestiti da Caltacqua spesso non sono stati risolutivi. Da mesi che facciamo reclami. Eh, hanno fatto diversi interventi, ma morale della favola eh, niente è cambiato. C'è un'ingente perdita veramente eh, d'acqua con eh, forti disagi, ma eh, nulla di, di fatto non è cambiato nulla, ripeto, nonostante i vari reclami di chi vive come me in quella zona, nonostante diversi interventi sono stati fatti, ma l'acqua esce a fiumi. I problemi di questa perdita li avete riscontrati? Sono stati poi riscontrati con aumento della tariffa nelle bollette? Ah, non ne parliamo. Di aumento di tariffa e non ne parliamo. Penso che tutta quest'acqua che viene a perdersi la cittadinanza la paga in qualche modo, sì, verrà distribuita eh, a tutte le utenze. Anche perché essendoci una perdita, voi siete costretti ad utilizzare più spesso i motorini che vi portano sull'acqua. Il motorino è sempre acceso quando arriva l'acqua, perché altrimenti a Gela si sa l'acqua non arriva senza motorino. Nonostante gli interventi, la situazione qui in Via Zinchi non cambia. Assolutamente non cambia perché è incompetenza da parte del, 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 di Caltacqua. Non so se c'è poca manutenzione che ne facciano di più, facciano qualche cosa di più, qualche altra squadra che possa essere insomma, efficiente. Sarà un paese magari disordinato. Sarà un paese magari che ci saranno molte perdite visto che la conduttura è arretrata, però. Una volta aggiustata dovrebbe, dovrebbe funzionare. Il che non è così. E invece quotidianamente voi vi trovate con la porta di casa sempre allegata. A no, giorni alterni. Non perché viene non viene l'acqua quotidianamente.